Oggi affrontiamo in aula un tema che stiamo seguendo da 4 anni. Purtroppo c'è un fenomeno su Roma che, nonostante tutti gli sforzi che abbiamo messo in campo fino ad oggi, non è ancora definitivamente, risolto. Quindi questa mozione è soprattutto rivolta a tutti quelli che hanno creduto e credono nel Movimento 5 Stelle, soprattutto per far sapere quello che sta facendo l'amministrazione capitolina su questo fenomeno. Fin da luglio 2016 c'è stata un'attivazione nei municipi, c'è stata un'attivazione a livello di giunta e c'è stata un'attivazione soprattutto del delegato alla sicurezza nominato dalla sindaca. I risultati sono scritti in questa mozione. Purtroppo, ripeto, il fenomeno ancora non è stato arginato. L'azione principale di questa amministrazione consiste nella chiusura dei campi e la strategia che è stata proposta e che è stata messa in campo è chiaramente di medio-lungo termine. Quindi dobbiamo porre una particolare attenzione a quello che l'amministrazione dovrebbe fare subito. Purtroppo l'amministrazione capitolina da sola non riesce a dare dei tempi brevi. Questo è il fulcro di questa mozione. L'appello che noi facciamo a tutte le forze politiche presenti in Campidoglio, e mi dispiace rimarcare purtroppo che il centrodestra è presente, mentre il centrosinistra è presente con una sola rappresentante. Quindi l'appello spero che verrà condiviso all'unanimità, perché l'azione dell'amministrazione capitolina deve indirizzarsi verso il governo, che può e deve fare qualcosa. Il governo nazionale deve capire che Roma Capitale ha bisogno dell'intervento del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa e soprattutto dell'azione che oggi veramente noi dobbiamo ringraziare il Prefetto di Roma perché ha già messo in atto alcune indicazioni che sono arrivate anche da questa amministrazione, tipo l'amministrazione. Anzi, l'istituzione di una squadra interforze dedicata proprio alla prevenzione di questo fenomeno. Ci tengo a citare alcuni dati perché spesso i giornali non arrivano a questa, come dire, particolarità di dettaglio nell'informazione. Sono stati controllati negli ultimi mesi 3.865 automezzi. Sono state contestate 254 infrazioni al codice della strada, sono state ritirate 6 patenti, 16 sequestri di veicoli, 2 sequestri penali dei veicoli di provenienza furtiva, 2 fermi amministrativi, 6 inviti di presentazione ai sensi del codice della strada, 4 segnalazioni di veicoli abbandonati, 16 controlli di polizia ambientale con 7 sequestri, per un carico di 5.000 e 990 chili di rifiuti, 547 cerchioni e circa 2 quintali di piombo. Un verbale redatto ai sensi dell'articolo 258, 21 denunce all'autorità giudiziaria, non cito i capi di imputazione del codice penale. E per finire, cerco di essere rapido, 20 accertamenti di reati ambientali connessi all'accensione di roghi e conseguente comunicazione di notizia di reato ai sensi degli articoli 423 e 449 del codice penale. Quindi che sta succedendo? Noi continuiamo come Roma Capitale a cercare di arginare questo fenomeno e negli ultimi mesi abbiamo investito parecchie risorse fuori, diciamo, budget, per continuare a presidiare con le nostre forze, cioè con i vigili urbani che fanno un egregio lavoro, ma da soli non ce la fanno. Quindi noi veramente speriamo nella condivisione
purtroppo noto con rammarico che l'unica componente del PD in questo momento ha abbandonato l'aula, e spero che rientri al momento del voto, perché questi temi secondo me vanno proprio veramente a incidere nella carne e nella salute dei cittadini. Quindi spero che l'unica componente presente del PD rientri, perché se no diventa un problema di coerenza politica. Non possiamo dire che siamo per la salute, non possiamo dire che siamo per la tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini e poi abbandonare l'aula. Il segnale dovrebbe arrivare da tutte le forze politiche, il segnale al governo. Questo stiamo chiedendo oggi, il rispetto dei cittadini della capitale. Questo fenomeno purtroppo è un fenomeno esteso, si parla di criminalità organizzata diffusa, quindi non è una materia che possiamo affrontare da soli. Quindi veramente questo appello è accorato, perché dopo un anno di amministrazione, nonostante tutti i nostri sforzi, e ripeto, ne stiamo facendo in continuazione, abbiamo bisogno dell'intervento del governo. Questo è fondamentale da capire. Mi dispiace che quelli del PD non ci sono adesso e quindi sicuramente avranno degli impegni, però vedere che viene abbandonata l'aula nel momento della votazione dovrebbe far veramente riflettere i cittadini soprattutto e capire che alcune cose prescindono dal volere dell'amministrazione comunale, che è un ente locale. Tutto quello che riguarda reati e perseguimento del crimine è competenza dell'amministrazione centrale. Quindi se noi vogliamo agire in maniera definitiva e chiudere veramente questo fenomeno, devo invitarla a concludere, consigliere. Non basteranno tutti i nostri sforzi e dobbiamo necessariamente chiedere un intervento del governo immediato. Grazie. A lei.